Augusto Massimo Farinatti, sono qui in qualità di rappresentante dei progettisti ADI per questa iniziativa fatta dal Dipartimento Imprese di ADI, che vede protagonista oggi Marco Predari e la Universal Selecta. Marco è presidente di Universal Selecta, un'azienda che nell'ambito dell'ufficio ha fatto, sta facendo e farà la storia. Beh, buongiorno a tutti, emozionante vedere tutta questa sala così bella, gremita, per cui spero di non fare proprio bruttissima figura. La mia avventura comincia nel 1974, quando mio papà ha pensato bene di lasciare questa manifestazione terrena, come dico io. Qui avevo 19 anni e vai a lavorare. Sono andato a lavorare da subito in un'azienda che produceva sistemi d'arredo per ufficio metallici, cose vecchie perché negli anni 70 si era ancora molto legati alla semplice lavorazione della lamiera e così via. Però è stata un'esperienza molto molto bella, perché sono entrato proprio da ragazzino, che aveva 20 anni, sono un ragazzino, dovevi lavorare, e mi hanno fatto far di tutto, da scrivere i prezzi sui cataloghi, che non c'erano i computer, c'era niente, si scriveva tutto a mano, sino diciamo, con questo percorso ho imparato molto molto bene le tecniche di lavorazione del metallo e le tecniche commerciali per venderle, per cui era un'esperienza bellissima, perché ti spronava a ragionare in termini di competitività, di produzione e di efficienza del prodotto che tu avevi per le mani. Alla fine, nell'82, me ne sono uscito da questa azienda, non prima di aver disegnato quell'arnese che vedete lì sotto, che era molto innovativo per l'epoca, perché era un posto di lavoro che si poteva produrre con una sola componente. Quella spalla che voi vedete veniva utilizzata in tutti e tre gli angoli, per cui potevi fare i posti di lavoro normali piuttosto che i posti di lavoro ad angolo, con un'economia di scala incredibile. E poi ne hanno vendute tantissime. Adesso questa azienda non c'è più, perché purtroppo ha chiuso 2 anni fa, però diciamo ha riempito veramente tantissimi palazzi in giro per l'Italia, perché era una delle aziende più importanti dell'epoca. E mi sono spostato a lavorare in Brianza dura e pura degli anni 90, quando il legno aveva una voce significativa. E con questa azienda mi sono divertito tantissimo, perché sono entrato come dipendente, poi mi hanno fatto dirigente, poi sono diventato procuratore dell'azienda. E qui si apre una parentesi secondo me interessante, perché ho iniziato ad annusare il mondo delle istituzioni, che mi affascinava e mi divertiva. E senza fare lo sbruffone, però io non avevo un'azienda, non era mia, mi hanno eletto vicepresidente del gruppo giovani industriali di Monza e Brianza, e sono rimasto lì per 6 anni, per cui ero l'unico non proprietario dell'azienda all'interno di Confindustria, con delega a Roma proprio per il mondo legno. Perciò ho imparato il mondo del metallo, ho imparato il mondo del legno, volevo fare l'architetto sul serio per i fatti miei, e nel 1990 ho fondato una società che si chiama Acropoli, che c'è ancora, che si occupava di progettazione pura, perciò facevamo la parte core and shell, facevamo prima l'edificio e poi studiavamo gli interni, sempre con questa matrice per me affascinantissima, perché ce l'ho nel sangue, pane e scrivanie. Mi interessavo sempre del mondo dell'arredo per ufficio, restando diciamo in contatto stretto anche con i designer che li sviluppavano. Con Acropoli abbiamo fatto delle operazioni veramente belle, perché abbiamo fatto per esempio queste sedi, sono quelle fra quelle prestigiose. Ripeto, tornati indietro negli anni 90, era difficile portarseli a casa da zero, però un po' con la qualità, un po' con la fantasia, un po' con l'impegno siamo riusciti a fare per benino. Poi invece nel 94 mi hanno dato l'incarico di fare la progettazione dell'Italian Center a Shanghai, Cina degli anni, inizio degli anni 90. Ambiente affascinantissimo, molto difficile per questioni linguistiche, per questioni logistiche, per abitudini, per tradizioni e quant'altro. 1998, quel signore che vedete alla mia sinistra è l'altro socio dell'azienda, abbiamo vissuto insieme in Cina praticamente 180 notti nella stessa camera, al di sopra di ogni sospetto. E a un certo punto nel 98 mi ha detto: senti, vieni in società con me, perché facciamo crescere questa azienda, perché lui era il mio general contractor incaricato di fornirmi tutte le attrezzature per quel palazzo, per cui abbiamo, ripeto, lavorato tantissimo,
andando a braccetto è nata una grande amicizia personale, al di là del rapporto di lavoro. È un uomo geniale, lui è molto più vecchio di me, perché ha 6 anni di più, però siamo ancora appassionatissimi e insomma, insieme si fanno le scelte di fondo. Perciò è nata nel 98 questa avventura di Universal Selector. Vi tedio un pochino per arrivare poi al tema della giornata sul mondo del design. Allora, Universal Selector. Universal Selector produce sistemi di pareti mobili per ufficio. Ma prima di parlare delle pareti mobili ci tengo moltissimo a farvi intuire perché ho tutta questa passione. Questo era il commento, diciamo, letterario alla mia tesi di laurea. Io mi sono laureato nel 78, lavorando e studiando, con Zanuso come relatore. Sono andato una mattina a incontrarlo, appena iscritto in facoltà, e mi scusi professore, io avrei intenzione di fare una ricerca sul mondo dell'arredo per ufficio, perché mi piace, ci lavoro, ci credo, sono convinto che porterò avanti questa idea negli anni. Lui mi ha guardato e mi fa: ma tu sei ricco? Dico: no, proprio no, zero, perché bisogna andare in giro per il mondo a vedere come sono state fatte realizzazioni di palazzi all'estero, il mondo anglosassone, che era quello che tirava di più. Sono riuscito a convincerlo a guardare le fotografie, che andavano bene lo stesso, nonostante tutto. Però è stata una tesi molto divertente, perché è la prima volta che in Italia si è parlato a livello universitario di arredo per ufficio, di sistemi di pianificazione di spazi per ufficio. C'era in atto un grande cambiamento anche in Italia, si passava dagli uffici chiusi, proprio molto parcellizzati, corridoio centrale, localini qua di là, le piante aperte. Andava di moda quella che era l'ufficio paesaggio dai tedeschi, Büro Landschaft, per dimostrare come fosse importante questa trasformazione in corso, ci siamo fatti un'analisi molto ben molto strutturata, che ha preso spunto per l'appunto dalla nascita dei grattacieli. Perché sono nati i grattacieli? I grattacieli sono nati sostanzialmente negli Stati Uniti, i primi esempi importanti a Manhattan, che è un basamento granitico che consentiva di costruire in altezza senza che il peso proprio sfondasse e dava una grande solidità. I primi grattacieli sono nati a metà degli anni 80 e poi si sono evoluti, sono arrivati gli ultimi esempi, insomma lo sapete. Per cui adesso questa costruzione non ha più limiti, vediamo cosa si sta arrivando con altezze, specialmente anche negli Emirati e così via. Però i grattacieli sono stati il primo esempio di piante aperte. Se vi ricordate i film in bianco e nero delle classiche redazioni, tutti in batteria, in fondo c'era una parete vetrata che dava possibilità al capo di guardare l'operato degli altri. Questa cosa si è moltiplicata all'infinito e abbiamo visto esempi pazzeschi di pianificazione. Questi erano, ripeto, attualissimi all'epoca della mia tesi, nel 78. Per cui si girava davvero con questo tipo di configurazione, era il cosiddetto ufficio paesaggio. Però anche lì sono nate le prime vere e proprie pareti mobili che andavano messe al contorno. Mettendole al contorno ti davano la possibilità di scaricare il corpo centrale per poterlo gestire con grande dinamicità e avevi tutto concentrato, gli spazi chiusi, sui corridoi. Adesso non si sa dove andremo a finire, noi abbiamo qualche ideuzza, infatti poi vi parlo dell'innovazione, crediamo molto in una progettazione dimensionale che abbia certe caratteristiche che vediamo fra qualche immagine. L'azienda Selector è nata alla fine degli anni 70, ha sempre prodotto pareti mobili in tutte le salse che vi possono venire in mente, di tipo tradizionale, perché all'epoca non c'era ancora questa diffusione incredibile del vetro, finché si è arrivato attraverso gli anni ad avere una serie estremamente completa di possibilità. Perciò puoi utilizzare le pareti opache o le pareti vetrate proprio mescolandole in funzione delle esigenze del progetto. E devo dire che questa evoluzione ci ha caratterizzato, perché non siamo mai rimasti seduti su un unico filone interpretandolo, ma di volta in volta siamo riusciti proprio a creare delle componenti meccaniche molto molto innovative. E qui abbiamo cominciato a lavorare nel connubio palazzo interno. Questa è la torre evaporativa di Pirelli, che è sede della Pirelli Real Estate, progetto di Gregotti.
e qui abbiamo fatto le prime grosse, vere, importanti forniture, monotematiche, con un ritorno di gratificazione economica direi piuttosto evidente. Poi ovviamente abbiamo sempre lavorato in collaborazione con i produttori di sistemi d'arredo, poi c'era una logica di coordinamento, di finiture, di certi casi anche di dimensioni. E come vi dicevo, adesso abbiamo tantissime linee di prodotto diverso che ti consentono di affrontare qualunque tipologia di progetto. Poi facciamo anche le cose complicate, che sembra facile fare questa arnese qui verde, però è complicatissimo, perché noi offriamo al progettista la possibilità di fornirgli pareti curve con un unico vincolo: non devono essere mai inferiori come raggio a un metro, per il resto te lo puoi disegnare come vuoi. Per cui questi biscioni ti spezzano la rigida ortogonalità fronte corridoio interni, perché insomma se ne stanno producendo parecchie. Noi abbiamo relativamente pochi clienti, ma tutti eccezionalmente buoni, per cui siamo anche fortunati, perché è un dialogo con aziende che sono spesso e volentieri virgolette illuminate, per cui puoi anche andare a proporre delle cose un po' inusuali, e così c'è anche la piacevolezza di non avere la continua ripetitività, tutti con lo stesso mondo, tutti con la stessa parete. No, ogni cliente per noi è un cliente nuovo, per cui cerchiamo di dargli una sua riconoscibilità. Se Vodafone dovesse avere le stesse pareti che ha Wind, non sarebbe così contenta, invece ognuna di loro ha un prodotto praticamente customizzato. Come vi dicevo, riusciamo ad intervenire soprattutto laddove c'è anche freschezza di contenuto nella parte immobiliare, per cui tutto il tema, per esempio, degli innesti fra la facciata e la parete che le arriva contro devono essere gestiti molto bene, perché una parete deve fare sostanzialmente tre cose: deve dividere gli spazi ed è facile, deve isolare acusticamente, è già un po' meno facile, e non devono rompersi le uniche cose che si muovono, che sono le porte. Nel momento in cui tu hai soddisfatto in maniera intelligente questi tre requisiti, fai veramente un salto di qualità. Ecco, abbiamo fatto l'headquarter di Samsung, per darvi l'idea della velocità. Questo è un prodotto altamente customizzato, abbiamo firmato il contratto a Natale e sono entrati ad aprile 2,5 milioni di fornitura custom, perché, e qui entriamo in un argomento secondo me interessante, patrimonio edilizio che abbiamo qui attorno a Milano, che abbiamo qui attorno, è un patrimonio che comincia ad avere qualche anno. Anche questo, pur essendo sostanzialmente nuovo, presentava delle difficoltà di gestione impiantistica altissime. Allora, anziché andare a sventrare tutto il palazzo per modificare gli impianti, abbiamo inventato questi cubicoli che sono fatti in... sono fatti in alluminio abbastanza particolare e ti consentono di modificare solo una piccola porzione dell'impianto soffitto, e ricevono delle cose tipo queste, dopo ve le faccio vedere meglio, ma le vediamo anche nelle prossime slide, e perciò anche lì c'è stata una rapidità di confezionamento incredibile. Allora, avete capito che faccio pareti mobili. Le pareti mobili però stanno diventando un po' la guerra dei poveri, perché le fanno in tanti, e c'è sempre più concorrenza. Per restare aggiornati, abbiamo il mio socio, l'Eugenio, che avete visto prima, che è un cranio, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: cerchiamo di produrre delle innovazioni che siano dei prodotti autoportanti, da non fissare a pavimento, da non fissare a soffitto, di libera composizione. Perciò abbiamo inventato questo arnese, super brevettato, che si chiama Chakra. Ne abbiamo una quarantina con questa configurazione, poi abbiamo fatto tutti i foam boot. Questa produzione Chakra, poi vi faccio vedere anche un filmatino che funziona, è caratterizzata dal fatto che tu hai a disposizione, a scelta tua, un elemento curvilineo, un elemento rettilineo, e te li puoi combinare come più ti piace. Praticamente ti isoli in un ambiente rumoroso, oppure puoi fare caos in un ambiente silenzioso. Immaginate di montare questo in una biblioteca. Biblioteca, per assunto, devi stare zitto, però magari con un collega devi commentare un testo, un libro, un volume, ti chiudi dentro. Stanese qui non si sente volare una mosca, la cosa funziona molto bene. Tu hai a disposizione sostanzialmente questi quattro elementi, che sono l'elemento dritto, l'elemento curvo, una porta battente e una porta scorrevole. Te la combini proprio come vuoi, non c'è nessun limite formale né dimensionale. La struttura poi è dotata di una copertura che porta luce e che porta una macchina per il trattamento dell'aria, soprattutto perché, essendo veramente isolata, l'aria deve essere trattata, altrimenti si vizia con grande facilità.
Abbiamo tre livelli di diversificazione di impianto, da quelli più easy sino a quello più evoluto, che legge addirittura il livello di saturazione di CO2 e aumenta i ricicli in funzione della dimensione dell'oggetto che hai preparato. No, il fumatore non si fuma. Abbiamo fatto invece i foam boot, che sono questi arnesi che funzionano bene, ma c'è una tendenza amplissima nell'uso di queste cose, per cui ritorno sempre alla DIT, giusto perché non riusciamo a visualizzarla molto facilmente. Ogni piano ne porta 4 sui vertici, qui se devi farti una telefonata per i fatti tuoi, tranquillo, te li gestisci molto bene. Adesso vi faccio vedere due video. Uno che partiamo prima con. Vi spiega, vi illustra rapidamente perché siamo arrivati a questa volontà di fare questa cosa. Praticamente con questo video racconto come si è evoluto il posto di lavoro, scrivania ottocentesca, seggiolina fissa, eccetera. Sono arrivate le prime configurazioni di scrivanie con la cassettiera su rotella, la famosa gamba T che ha invaso il pianeta, nelle varie configurazioni. Cominciano a muoversi anche le sedute, più attenzione all'ergonomia. Poi abbiamo avuto i primi esempi di pannelli integrati, l'Action Office con contenitori sospesi, che poi si allargavano creando i primi gruppi di lavoro compatti. Ho perso quella stilografica, sono arrabbiatissimo. E questi sono i bench che sono attualmente estremamente diffusi. Cioè, diciamo, c'è stato questo passaggio estremamente strutturato. E l'ufficio, come vi dicevo, si è passati dalle piante tradizionali, corridoio centrale a spina, alle piante aperte, all'interno delle quali andavano appunto fatto queste zone di colloquio, di riunione. Ciò si passa dalla parete tradizionale al chakra. E con questo è la piccola dimostrazione perché siamo arrivati a questo tipo di prodotto. Questo filmatino dura 3 minuti, però ve lo consiglio perché spiega come sia facile da montare. Praticamente ti arriva il materiale in una scatola in funzione di quello che hai progettato. È proprio un meccano, non fai un trucciolo, non c'è niente. Questo sistema di giunzione con i biscottini è brevettato, ti consente di fare una messa in piano perfetta del punto dove andrai a appoggiare i tuoi elementi. Ed è completamente a secco. Questi vetri sono doppi, perciò è un monoblocco con un doppio vetro, perciò con una qualità acustica pazzesca, e si monta a prova di stupido perché hai riscontri già a pavimento dove si può proprio calzarli, è proprio un meccano. La stessa piastra che è montato a pavimento ce l'hai anche in quota, questi sono alti 2,40 m. E abbiamo brevettato sia il sistema di composizione del monoblocco che il sistema di montaggio, per cui dovrebbe essere abbastanza inattaccabile. Le porte hanno un taglio particolare, che sono tagliate a 45 gradi sul battente, cioè quando la chiudi fa proprio l'effetto cassaforte, la senti, cioè una sua solidità. Poi tutte le cose che vi racconto, se un giorno volete fare un giro da noi, le vedete davvero. C'è un'attenzione maniacale al tema dell'acustica, perché deve veramente funzionare bene, altrimenti non ha senso utilizzarlo. Ovviamente ci sono anche elementi ciechi che consentono la salita di cavi dal pavimento o la discesa dal soffitto, è proprio un sistema plug and play, per cui te lo puoi gestire anche per attaccare monitor, insomma tutte le funzioni dell'ufficio che adesso vengono richieste. Stanno montando, finendo il giro. Praticamente questa stanza, che è una 4 metri per 4x3, quattro uomini da zero in una mattinata montano tutto, compresa la pulizia finale, impianto luci, è una bella cosa. Rispetto alle pareti mobili tradizionali non c'è storia. Questi sono gli elementi ciechi. Questo è un filmato che abbiamo fatto per il salone del mobile l'anno scorso, ovviamente sono andati molto avanti. I sistemi di illuminazione sono integrati, li abbiamo realizzati in collaborazione con la Guzzini, cioè c'è una qualità intrinseca notevole. Le porte possono essere reversibili, destro, sinistro, interno e esterno, sempre la stessa. E ci crediamo talmente tanto che adesso abbiamo creato un ramo d'azienda nuovo. Lui ha inventato un logotipo un po' da strampalati, però funziona perché piace. E abbiamo creato un'azienda che si chiama Yuga, poi
proprio vi racconto cosa vuol dire Yuga, e abbiamo comprato capannoni nuovi, attrezzature nuove, proprio ci crediamo, perciò l'abbiamo staccata dal mondo delle pareti mobili per non essere confondibili con loro, e siamo partiti per l'appunto con questa avventura che è il chakra. Ecco, vi ho raccontato un pezzo di vita, un pezzo d'azienda, un pezzo di ufficio, per cui se spero di essere stato sufficientemente chiaro, qualunque domanda sono a disposizione. Ripeto, noi abbiamo un bellissimo spazio eventi lì sui Navigli dove abbiamo la sede, e queste cose a livello di curiosità formale, non devo vendere niente a nessuno, ma se volete venire a curiosare, prenderle in mano e entrare nei dettagli squisitamente tecnici da designer, lì ci si può divertire davvero, perché è un po' un laboratorio vivente, abbiamo delle configurazioni anche un po' strane. Tu hai fatto capire come in maniera pragmatica il tuo percorso si è evoluto nell'ufficio, ha cercato di capire quelle che potevano essere le esigenze, hai cercato di dare sempre delle risposte e le stai dando anche adesso, e continuerai a darlo. Hai messo lì anche proprio una piccola pillola di saggezza, un suggerimento quando parlavi di sviluppo di quel concetto di home office che può darci sempre una visione di quelli che ancora oggi possiamo chiamare gli smart office, quindi l'ambiente di lavoro che in maniera gradevole ci accompagna, non ci fa pesare il tempo per cui dobbiamo fare alcune cose per forza, ma lo spazio si è evoluto in maniera tale che ci permetta di viverlo in maniera consapevole e gradevole. Quindi ti chiedevo anche magari proprio una, grazie alla tua conoscenza, alla tua capacità, proprio queste visioni, come secondo te si evolverà in maniera pratica l'ufficio, non tanto più l'ufficio quanto lo spazio del lavoro, il concetto di lavorare in uno spazio? I cambiamenti che sono avvenuti in questi ultimi 5-7 anni sono esponenziali, li avete visti tutti, li vedete sui giornali, c'è la solita storia che si può lavorare dappertutto, in uno spazio aperto al pubblico, in uno spazio chiuso, senza problema alcuno. Sta cambiando completamente il modo di approcciare la prossemica di chi ha un incarico operativo, perché il rapporto fra le persone sarà quello che determinerà le scelte formali e distributive dei prossimi sistemi di arredo. Ormai la necessità di dialogare per team è altissima, perciò stanno prendendo sempre più piede soluzioni di questa natura che ti consentono di ritagliare anche in un ambiente apertissimo degli spazi confortevoli. Salve, allora, dato che comunque l'ufficio è un luogo ampio, come stavo pensando dal punto di vista di interazione con l'utente finale, volevo sapere se per studiare i vostri prodotti avete una visione più del singolo oggetto o comunque sempre complessiva, cioè oltre magari il chakra che serve la cosa complessiva, anche una sedia la pensate anche molto sull'interazione di tutto l'ufficio o è più specifica? Come vi dicevo prima, mi ritengo fortunato perché ho la piacevole abitudine di lavorare solo per palazzi completi, per cui quando interveniamo con un progettista la visione che dobbiamo affrontare, come hai detto giustamente, è una visione globale, per cui sappiamo da subito come saranno strutturati le partizioni, come saranno pensati, come verrà pensata la distribuzione degli spazi d'arredo, che tipo di qualità il proprietario vuole attribuire al suo prodotto finale, che tipo di gradevolezza vuole assicurare ai suoi collaboratori. Per cui si parla sempre da subito in maniera trasversale su tutto il progetto. Noi non interveniamo mai in maniera solo puntuale sul mio mondo, anche perché il mio mondo, quello del verticale, dialoga da subito con il costruttore, per cui siamo automaticamente coinvolti nella gestione delle finiture, perciò c'è un'organizzazione a monte abbastanza particolare. No, vi dico l'ultimissima cosa, noi siamo presenti più o meno su tutti i social, tutti, lui li tiene in ordine e facciamo un sacco di manifestazioni aperte a tutti.
Abbiamo questo grosso spazio di eventi lì sui Navigli che ci consente di presentare le cose ben fatte, per cui se ci tenete d'occhio sui social quando facciamo qualcosa legato al mondo del design, alla presentazione, se venite siete super graditi trasversalmente. Tocca a voi, io non vi conosco perché siete voi che dovete conoscere noi, state al pelo quando ci sono queste cose, se venite siamo solo che contenti, ne abbiamo fatte veramente tante, sono venute tutte molto molto bene, cioè tanta freschezza. Bene, allora io ringrazio Marco per questa bellissima presentazione e ringrazio voi per l'attenzione e anche per le osservazioni che sono state fatte. Ci rivedremo fra qualche giorno con Fantoni, come è stato anticipato. Arrivederci.